Ben ritrovati, questo è il TG di Telelondra, andiamo con i titoli di questa edizione. Misure economiche a sostegno dei self-employer. Il lockdown potrebbe durare fino a 6 mesi. Vitamina D per ridurre il contagio. Solidarietà inglese, partita la macchina organizzativa. Apriamo questa edizione delle TG di Telelondra parlando delle misure che adotterà il governo per quanto riguarda i self-employer. Ce ne parla nel servizio Daniele Pace. Reclamando da più parti negli ultimi giorni, è arrivato l'annuncio da parte del cancelliere Sanac che il governo aiuterà anche i self-employed, rimasti delusi dai provvedimenti della settimana scorsa. In molti avevano evidenziato la differenza di trattamento tra i dipendenti e i liberi professionisti. Ai primi l'80% dello stipendio, ai secondi nulla. Dopo varie petizioni online è arrivato l'annuncio. Anche i self-employed avranno il loro 80%, calcolato sui ricavi medi degli ultimi 3 anni, per chi guadagna meno di 50.000 sterline annue. Non saranno però pagate più di 2.500 sterline al mese, come nel caso dei dipendenti. Il provvedimento scatterà solo a giugno e fino a quel momento i self-employed dovranno cavarsela da soli. Si calcola che saranno circa 3,8 milioni gli individui interessati dal provvedimento, che costerà allo Stato circa 3 miliardi al mese. Per evitare le frodi potranno accedervi solo coloro che hanno compilato il tax return del 2019, ma non si dovrà dimostrare le proprie perdite di profitto per poter richiedere l'aiuto statale. I liberi professionisti, che invece guadagnano più di 50.000 sterline l'anno, pur non potendo richiedere questo aiuto, potranno comunque beneficiare delle altre misure già adottate, come il differimento nel pagamento dell'IVA, la richiesta di prestiti a interessi zero e la sospensione di alcune tasse. Il governo ha anche chiesto ai self-employed di non contattare HM Revenue and Custom direttamente, perché i liberi professionisti saranno contattati in base alla loro dichiarazione dei redditi dal governo. La Gran Bretagna potrebbe rimanere in lockdown 6 mesi per prevenire una seconda ondata di contagi da Covid-19, quanto ha affermato un dirigente sanitario. Il vice direttore medico, la dottoressa Jenny Harris, ha affermato che alcune, ma non tutte, le misure imposte potrebbero durare fino a settembre. Ha ammesso inoltre che l'epidemia nel Regno Unito è destinata a peggiorare, ma che il picco potrebbe passare entro Pasqua. Da uno studio dell'Università di Torino emerge che molti pazienti affetti da Covid-19 presentano un'elevatissima prevalenza di ipovitaminosi D e che assumere la vitamina D potrebbe quindi ridurre il contagio. Lo studio dei professori di gerarchia Giancarlo Isaia e istologia Enzo Medico è stato sottoposto ai soci dell'Accademia di Medicina di Torino, che ne hanno giudicato i primi risultati molto interessanti. Il documento analizzava possibili concause per il contagio da Covid-19 e propone la vitamina D non certo come cura ma come strumento per ridurre i fattori di rischio. Il compenso di questa diffusa carenza vitaminica può essere raggiunto esponendosi ai raggi solari per quanto è possibile anche su balconi o terrazze, alimentandosi con cibi ricchi di vitamina D e sotto controllo medico assumendo specifici preparati farmaceutici. La macchina dell'organizzazione inglese ha raggiunto ottimi risultati in breve tempo. Il ministro della Salute, Matt Hancock, ha lanciato un appello per la ricerca di 250 volontari per supportare gli infermieri negli ospedali. La risposta è stata di oltre 450.000 persone in meno di 24 ore che si sono messi in contatto. Tra di loro molti gli italiani. Molti edifici o business center sono stati adibiti a ospedali di supporto in previsione anche di un picco di contagi che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. La solidarietà è partita anche nella comunità italiana con la creazione spontanea di gruppi WhatsApp in sostegno in cui scambiarsi informazioni, link utili e aiuti concreti, come nel caso delle poche attività di ristorazione che sono rimaste aperte e che si sono reinventate il takeaway, combattendo così anche il fenomeno di supermercati vuoti che ha colpito molte parti del Regno Unito.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Monica, mi occupo di food marketing ed events qui a Londra. In questi giorni particolarmente delicati ho pensato di creare una rete di ristoratori e di dealers, delle vere e proprie groceries che vendono cibo italiano in maniera tale da poter supportare la comunità italiana che in questi giorni ha avuto e sta avendo difficoltà nel fare la spesa. Questa lista racchiude i nomi delle attività che appunto offrono sia servizio di delivery che di takeaway, ma anche di vera e propria vendita di prodotti prodotti di genere alimentari. Questa lista viene aggiornata ogni giorno e la potete trovare sulla nostra pagina Facebook Monica Olivieri Marketing Events oppure sul nostro Instagram. Ci auguriamo che questo servizio possa essere utile per tutti voi e speriamo veramente di uscirne fuori al più presto. È il momento delle notizie più importanti della settimana. Prego il Flash Week. Come avevamo già riportato, molte erano le voci su un possibile peggioramento della situazione Covid-19 nel Regno Unito. A dare la conferma, ora una lettera di Boris Johnson ai britannici: andrà peggio. Boris Johnson annuncia agli inglesi l'avvento di un periodo duro in cui la situazione peggiorerà prima di migliorare. Lo fa in una lettera che arriverà in settimana ad oltre 30 milioni di famiglie nel Regno Unito. Le cose peggioreranno, per questo vi chiedo di stare a casa per proteggere la sanità e salvare vite. Ad oggi nel paese sono oltre 17.000 i casi positivi e 1.019 i decessi. Numeri in crescita secondo il primo ministro, che solo qualche giorno fa ha annunciato di essere stato contagiato dal Covid-19 e che porteranno a tempi duri per tutti, con ulteriori restrizioni ai movimenti e regole di distanziamento sociale. Fin dall'inizio abbiamo cercato di implementare le misure giuste al momento giusto, si legge nella lettera che il Premier farà recapitare a tutti i cittadini entro la prossima settimana. Non esiteremo ad andare oltre se ce lo suggeriranno il parere di medici e di scienziati. È importante per me essere esplicito. Sappiamo che le cose peggioreranno prima di migliorare, ma ci stiamo preparando nel modo giusto. E più seguiremo tutte le regole, meno vite andranno perdute e prima la vita potrà tornare alla normalità. E infine l'invito a tutti a rispettare le regole e a restare a casa. Nel momento dell'emergenza nazionale vi rivolgo questo invito: restate a casa, proteggete il nostro sistema sanitario e salvate vite. Boris Johnson è risultato positivo al coronavirus e ha lievi sintomi. Ad annunciarlo lo stesso Premier in un tweet che ha fatto subito il giro dei quotidiani inglesi e internazionali. Il Premier scrive: "Nelle ultime 24 ore ho sviluppato lievi sintomi e sono risultato positivo al coronavirus. Ora sono in isolamento, ma continuerò a guidare il governo in videoconferenza per combattere il virus." Il Premier ha affidato ai social il videodichiarazione in cui appare in forma e pronto a continuare il suo lavoro. Italiani in fuga via da Londra in 5.000 nelle ultime 2 settimane. Secondo quanto scrive il sito londraitalia.com, sono 5.000 gli italiani che sono tornati in patria nell'arco di tempo che va dallo scorso 13 marzo ad oggi, poco meno di 2 settimane. Sulla tratta Heathrow-Fiumicino sono 6 i voli disponibili attualmente e le prenotazioni arrivano fino al 6 aprile prossimo. A rientrare sono studenti, lavoratori stagionali e molti giovani che lavorano in pub, caffè e ristoranti e che con la loro chiusura hanno perso il lavoro. Abbiamo sentito il console Diego Solinas per un suo parere. In questa situazione di emergenza dovuta al coronavirus sono già circa 8.000, secondo alcune stime della nostra ambasciata, i connazionali rimpatriati dal 1 marzo a oggi attraverso i voli garantiti dall'Italia. La task force istituita presso il Consolato Generale d'Italia a Londra invece ha risposto e continua a rispondere a centinaia tra mail e telefonate ogni giorno da parte dei nostri connazionali che chiedono informazioni sui collegamenti con l'Italia, sulla normativa varata nelle ultime settimane dal governo che, come è noto, restringe la libertà di circolazione all'interno del territorio nazionale. Consulenze di tipo medico-sanitario che garantiamo grazie alla preziosa collaborazione con l'Italian Medical Society of Great Britain e la clinica londinese Dottore London. Sono chiaramente tempi di grande incertezza, il momento è chiaramente delicatissimo e capiamo le preoccupazioni e le ansie di tutti i cittadini italiani nel Regno Unito ed è per questo che cerchiamo di garantire a tutti l'assistenza necessaria e continueremo chiaramente a farlo fino a quando l'attuale situazione durerà.
A tutti comunque rivolgiamo l'invito a monitorare costantemente il nostro sito internet e la nostra pagina Facebook, dove pubblichiamo costantemente avvisi, informazioni utili sui servizi consolari, sulle disposizioni delle autorità britanniche e in generale tutte le informazioni che possono servire ai nostri cittadini in questo delicatissimo momento. Il Public Health England ha annunciato che 3,5 milioni di test veloci per il coronavirus saranno distribuiti nelle farmacie e online nei prossimi giorni. Il test fornirebbe il risultato in 15 minuti e si avrebbe così un monitoraggio di massa in breve tempo. Acquistati dal governo, i test saranno disponibili appena gli scienziati avranno dato il via libera sulla sua attendibilità. Intanto una donna di 36 anni è morta a Londra e si sospetta sia un caso di coronavirus. Nonostante avesse gravi sintomi, il numero di emergenza non aveva ritenuto necessario ospitalizzarla. Nel frattempo è uscito un altro studio in Gran Bretagna, non avvalato però dalla comunità scientifica, secondo cui il 50% dei britannici sarebbe stato già infettato dal virus e si procederebbe verso l'immunità. Lo studio, di sole 7 pagine, è di una professoressa dell'Università di Oxford. The needle was on the table open. You should put it inside me now. Continuano a moltiplicarsi le segnalazioni di disagio verso l'NHS, che ormai sembra essere in totale caos. Un servizio, quello dell'111, che dovrebbe essere il punto di riferimento per casi d'emergenza, come riporta il sito ufficiale, ma che si sta rivelando a volte totalmente inefficace. Questa è la storia di Will, che denuncia un sistema ormai totalmente allo sbando. Will ha iniziato ad avere febbre molto alta e dopo diversi giorni e dopo diversi tentativi sono riuscita a mettermi in contatto con il numero delle emergenze. Loro ci hanno risposto dicendoci che avrebbero richiamato nel pomeriggio per monitorare la situazione, cosa che non è mai successa. Così ho deciso di chiamare l'ambulanza perché i sintomi erano peggiorati e dopo 3 ore si sono presentati portandoci in ospedale poiché la situazione era abbastanza grave. Portandoci in ospedale abbiamo fatto dei test e da lì abbiamo scoperto che Will aveva un'infezione polmonare. Abbiamo aspettato 15 ore nella corsia delle emergenze in una semistanza e dopo 4 ore hanno fatto il tampone per il coronavirus. Da qui io mi sono occupata principalmente di lui senza nessuna protezione, aiutandolo ad utilizzare il pappagallo e andando a comprare del cibo, poiché loro gli stavano dando medicinali senza farlo mangiare. Ci viene assegnato un nuovo infermiere e gli chiedo diverse volte se poteva prendere i pappagalli già utilizzati da lavandino, perché avevo bisogno di disinfettarmi le mani, sia a me che a Will, ma sono stati lasciati lì per minimo 2 ore. Nel frattempo avevamo chiesto altri nuovi pappagalli perché non potevamo utilizzare il bagno del reparto, poiché poteva esserci potevamo infettare altre persone. Però l'infermiere, non dandoci i pappagalli, ci aveva espressamente detto che potevamo andare nel bagno normale. Ho bisogno di nuovo dell'infermiere perché l'ossigeno nel sangue di Will continuava ad abbassarsi. Noto che la mascherina che Will aveva sul viso era caduta per terra. Avevo notato che l'infermiere gliel'aveva rimessa sul viso. Solo una volta che io avevo fatto notare che il pavimento era sporco, lui l'ha presa e l'ha cambiata. Dopo di questo abbiamo aspettato 15 ore in questo reparto per farci spostare nel reparto di malattie infettive. The needle was on the table open. You should put it inside me now. Oh my god, I was like, that's not good. What did she say? No, she didn't say anything because I didn't tell her anything. And then I told the nurse today when she did this one. Yeah. I said, listen, yesterday your colleague, she put the needle on table without tapa. Yeah. And then afterwards she put inside me. I said, that's not good, is it? And she said, no, not good. Oh my god. Okay, she should have changed it.
Grazie per averci seguito anche in questa edizione del TG di Telelondra. Pronti, ritorneremo la prossima settimana con nuove notizie sul caso Covid-19, ma non solo. Grazie.